Amici di TG Events, omaggio alle donne del festival, siamo in Piazza Colombo a Sanremo, le donne del festival dal 1951 ad oggi, ma adesso scopriamo chi sono. Siamo con Sandro Chiaramonti. Sandro, un altro grande evento a Sanremo, spiegaci. Beh, certamente questa è la cosa più grande per la città, è la manifestazione collaterale che chiude il programma del comune. A Sanremo arrivano migliaia e migliaia di persone, ovviamente pochi privilegiati possono andare all'Ariston, ma noi preferiamo tenerci questi, il popolo di Sanremo, il popolo più genuino, che sarà con noi, che è con noi in Piazza Colombo. Quest'anno facciamo omaggio alle donne del festival, un'altra idea di Marco Dottore. Abbiamo interpretato il festival negli anni in tanti modi e quest'anno abbiamo pensato di dedicare questo spettacolo alle donne del festival, a tutte le grandi cantanti che dal 1951, partendo da Nila Fizzi, per 66 anni hanno caratterizzato la storia della kermesse sanremese. E sicuramente sarà un altro grande successo. Ma speriamo. Comunque la cosa più importante è che stiamo tutti insieme, a pochi passi dall'Ariston, in questa grande manifestazione, poi daremo idealmente il via alla serata finale del festival, che è stato un grande festival. Carlo Conti con la normalità ha trovato la chiave del successo. Siamo degli amici, cinque amici, musicisti, professionisti che hanno sempre avuto una passione per la musica italiana. Adesso abbiamo deciso di metterci insieme, di creare questa band che si ripropone di rifare tutte le canzoni più belle, più famose del Festival di Sanremo che sono rimaste nel cuore delle persone. Da qui il nostro nome, Progetto Festival. Ad oggi, quale cantante donna vi è piaciuta di più? Dal 51 ad oggi? Oh, domanda difficile, non mi viene in mente neanche una. A lei? È stata da Sanremo? Sì, Loretta Goggi sì. Roberta Bonanno, omaggio alle donne del festival, siamo qui a Sanremo e tu omaggerai alcune donne del festival che si sono esibite al festival. Assolutamente sì, e che donne, perché insomma si parla di veramente grandi donne che hanno fatto la storia del festival in questa giornata importante durante il 66esimo Festival di Sanremo. Donna, aspetta, dal 51 a oggi. Giuse, aiutami. Non saprei. Voglio pensarci un po', non lo so. Mi fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola. Allora, in tutta la storia del festival, dal 51 ad oggi, quale cantante donna le è piaciuta di più? Mia Martini. Mi canta un pezzo? No. Una faccia pallida e sicura. Non ci sarà chi rida di me. Stasera dedicherò un grande omaggio a diverse donne del festival, tra cui Mia Martini, non poteva mancare, non finisce mica il cielo, Nada, ma che freddo fa, poi dedicherò un altro omaggio a Anna Oxa,
Quando nasce un amore, poi avrò la fortuna di fare anche un pezzo mio. L'amore non è niente. L'amore non è niente. L'amore non è niente, esatto. Allora, omaggio alle donne del festival dal 1951 ad oggi, però noi abbiamo uno scoop, perché noi abbiamo qui in onda, in diretta, chi ci rivelerà il vincitore o la vincitrice del Festival di Sanremo 2016. Sicuramente, qui con noi è Alice, una cantante, un'artista bravissima, c'è il suo nuovo CD, lei vince Sanremo perché è qui con noi in questo momento. Non è niente, sei la bellezza di un particolare, se puoi descrivere attraverso le parole. Ci canta un pezzo? Dai, un pezzo tutti insieme! Ci canta un pezzo? Mamma Maria, mamma Maria, mamma Maria, mamma. Io ho fatto scuola canto, eh. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paverina, che cosa ci vuoi fare? Che insomma voi interpreterete Nilla Pizzi, Caterina Caselli e poi so che presentate un pezzo inedito, un vostro brano. Assolutamente sì, tanto ciao a tutti e ciao a TG Evans, amici, siamo amici da sempre. Un pezzo che si chiama Mi riprendo tutto, mi fa piacere ricordare che è di Andrea Vassalini che l'ha scritto per noi e parla un po' appunto del discorso di quelle di un certo peso che vogliono riprendersi tutto nella vita. Quindi comunque è bello farlo a Sanremo, è bello presentare un brano a Sanremo, è un'emozione. Io non lo faccio al mondo, mi riprendo tutto. Felice come un vivo che oggi lo conto. Dal 51 ad oggi, quale cantante donna vi è piaciuto di più? Elisa. Ci canta un pezzo? No. Un pezzo tutti insieme, dai, la cantiamo tutti insieme. Perché veramente no. Ci canta un pezzo? No, assolutamente. Un pezzo, dai, un pezzettino. No. Ci canta un pezzo? Uno, sono stonatissima. Dal 51 ad oggi. Emma. Ci canti un pezzo? Un pezzettino piccolo, 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 dai. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sento tu. E Chiara Ragnini qui a Sanremo omaggerà Betty Curtis e Vilma Goic, ma so che è anche un pezzo tuo, vero? È vero, presenterò anche in anteprima il mio inedito che farà parte del disco nuovo in uscita a fine maggio, quindi insomma è bellissimo essere in questo vortice festivaliero in questi giorni. Bracciami forte stasera, ho bisogno di un'ora stasera, non aspetto di fare la guerra per gettare le armi per terra, le armi per terra. È possibile rivedere la storia di noi due, ti prego aspettami, amor mio, ma illuderti non so. La solitudine tra noi, questo silenzio è dove. Omaggio alle donne del festival, anche tu farei il tuo omaggio, giusto? Direi a una persona a caso, Laura Pausini proprio. Peraltro c'è con me la splendida corista e vocal coach della band, che è Valentina Piccione, cantante delle sigle di cartoni animati più famosi in questo momento su Cartonito, quindi siamo qua insieme a rappresentare 12 elementi di band. E noi abbiamo la carambata perché ce l'abbiamo qua. Sì, sono io, ciao a tutti! Strani amori che vanno e vengono nei pensieri che li nascondono, storie vere che ci appartengono, ma si lasciano come noi. E conosci la tua vita, ma non hai visto il mare. Aspettare tutto.
E siamo con Miriam Masala, anche tu omaggi le donne del festival qui a Sanremo. Chi omaggi tu su questo palco? Allora, stasera praticamente verso le 6 inizierò a cantare, canterò Fiorella Mannoia, Fiordaliso e Malika Ayane. E poi un pezzo tuo, ovviamente. E poi un pezzo mio, in realtà è una rivisitazione di una canzone di Jovanotti che ho voluto rifare perché era la canzone che mi ha portato a fare Amici, quindi sai, mi sentivo in dovere di farla. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da sola davanti al cielo, mi viene da piangere, arrivo subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di scatti, i colpi di battiti, gli occhi pieni di te. Questa manifestazione è omaggio alle donne del Festival di Sanremo, ripercorre praticamente tutte le donne che hanno caratterizzato in questi anni il festival, quindi c'è Nilla Pizzi, la Tatangelo, Giorgia, Irene Grandi, tutte le canzoni che poi sono diventate degli evergreen, e quindi facciamo sentire i refrain tra le ospitate che avremo sul palco quest'oggi. Facciamo un grandissimo applauso a questo cast meraviglioso, manca Chiara Nagini, la salutiamo, dovuto andare via. E per chiudere, non ci siamo dimenticati di nessuno, ringraziamo veramente tutti gli sponsor, il comune eccetera, ma il giornalista Sandro Chiaramonti, vieni, la macchina di questo spettacolo. Grazie Sandro di essere stati con noi nonostante questo freddo. Samantha Trovato, eccola Trovato, qua. Qua anche la nipotina è andata al telefono, ok, va bene. Vi ricordiamo che questa è stata la manifestazione offerta a tutti i sanremesi e gli ospiti dalla città di Sanremo per accogliervi alla serata finale del festival. Infatti qua a Piazza Colombo, a voi Teatro Ariston. Dalle donne del festival è tutto, un saluto da Sanremo.